Bentornati all'appuntamento settimanale con Mondo Futsal Fondi, l'appuntamento curato da mondofutsal.net, un approfondimento riguardante tutte le squadre locali impegnate nei vari campionati di calcio a 5 a tutti i livelli, nazionale, regionale e provinciale. Cominciamo la nostra rassegna con la Virtus Fondi Calcio a 5, che tra le mura amiche ha ottenuto una bellissima e importantissima vittoria contro il Foligno, punteggio 5-1, mattatore di giornata Wagner Toigo con tre reti, mentre gli altri gol sono stati realizzati da Lauretti e Matteo Leia. Con questo successo la squadra di Rosigna si porta al settimo posto in classifica raggiungendo l'Atlante Grosseto e nel prossimo turno c'è l'opportunità di una nuova affermazione, visto che i rossoblù affronteranno il fanalino di coda San Giorgese. Passiamo adesso alla Serie C2 maschile con la Gymnastic Studio Fondi che non ha giocato il big match contro lo Sport Country Club Gaeta, una partita che poteva dire molto in chiave primo posto del girone D, ma che non si è disputata a causa dell'indisponibilità del palazzetto dello Sport di Fondi. La gara verrà recuperata il prossimo 10 febbraio. La Visfondi invece ha giocato il proprio incontro di campionato in casa contro il Città di Cisterna e ha vinto 3-2, anche in questo caso un successo importantissimo che consente agli uomini di Collu di portarsi al settimo posto in classifica, raggiunta la Vigor Cisterna a quota 19 punti, ma soprattutto grande il vantaggio adesso sulla zona retrocessione che dista 9 punti. Nel prossimo incontro il team del presidente Cicalese affronterà l'Atletico Anzio Lavigno sabato 24 gennaio alle ore 17. Restiamo sempre alla Serie C regionale, questa volta però a livello femminile, anche qui impegnata la Visfondi che purtroppo in casa della capolista Virtus Ciampino non è riuscita ad evitare la sconfitta 4-1 per la squadra di Zaccagnini, ma ottima prova anche delle Vissine che erano andate in vantaggio con il gol di Di Mascolo, poi però la maggiore qualità e anche qualche aiuto arbitrale ha fatto sì che la Virtus Ciampino rimontasse lo svantaggio iniziale e si imponesse sulla squadra del tandem Iorio Cibelli. Nel prossimo turno, comunque, la squadra della coppia Iorio Cibelli ha la possibilità di rifarsi, visto che giocherà il proprio match il 24 gennaio tra le mura amiche. Arriva una rinnovata Bellator Ferentum, sarà un match duro, ma comunque c'è fiducia nell'ambiente rossoblù. Concludiamo la nostra rassegna con la Serie D maschile, girone D. Campionato in cui è impegnata la Real Fondi che non è riuscita ad evitare la sconfitta, punteggio 2-4 contro l'Accademia Sport Latina. La seconda forza del campionato ha sofferto molto, soprattutto nel primo tempo, ma poi è venuta fuori alla distanza anche grazie alle reti dell'imprescindibile Caiola di Tabanelli e di Damiani. Per i fondani invece doppietta di Trocchio che insieme al portiere Perria è stato sicuramente tra i migliori in campo. Si chiude con l'approfondimento sul Real Fondi anche questa puntata di Mondo Futsal Fondi e vi rinnoviamo l'appuntamento alla prossima settimana.